Gianni Colacione, Comitato Nazionale di Radicali Italiani, siamo ormai alle battute conclusive, siamo in compagnia del Presidente di Radicali Italiani, Silvio Viale, che è intervenuto riguardo alla mozione generale. Gli chiediamo qualche considerazione generale sul Comitato Nazionale del Movimento che presiede. No, guarda, i pochi interventi finali sulla mozione generale, che hanno sforato i 5 minuti, ma perché una delle dichiarazioni di astensione di Pannella ha sintetizzato benissimo tutto il comitato. C'è un disagio diffuso, non sempre sullo stesso punto, ma che ha accompagnato tutta la vicenda, chi mesi prima, chi le ultime settimane, chi è all'ultimo minuto con la vicenda Storace. Storace è servito un po' come parafulmine finale, in realtà non era come è stata messa la questione Storace, destra sì, destra no, taxi o meno, era il culmine di una serie di errori inanellati prima e di un distacco e non entusiasmo da parte di, e anche di senso da parte di molti radicali in giro. Paradossalmente nelle regioni del nord, dove abbiamo sempre avuto più militanti e più consenso elettorale, c'è stata proprio la debacle, nel senso che la raccolta firme è stata a rilento, non è riuscita forse in alcuni casi per colpa e per merito del poco tempo dato che si è aggiunto, ma è stato un segnale inequivocabile il fatto che tutto il nord delle liste praticamente non ci siano, tranne in Lombardia Senato, però come roba residuale, perché si è fallito. E peraltro questo ha compromesso completamente la presentazione delle liste in Lombardia, ha compromesso in buona parte la presentazione anche delle liste nel Lazio, dove adesso è un'incognita capire quanto la lista Amnistia, Giustizia e Libertà con quel nome e l'attuale collocazione riesca a recuperare sulla lista Bonino Pannella Radicali o nel contesto, perché è un contesto completamente in movimento. Basti pensare che da quando abbiamo fatto il congresso in poi c'è stata la sconfitta di Renzi, il recupero di Berlusconi, la discesa in campo di Monti e come si è collocata, e di fatto un aiuto a Berlusconi fondamentale, perché sono state quasi in tandem le due cose, cambiando completamente il quadro politico, tanto è vero che ha messo fuori gioco tutte le terze forze minori che non avessero già come grillini una consistenza elettorale. Ecco perché la mozione finale ribadisce la scelta, l'unica scelta politica sulla lista Amnistia, Giustizia e Libertà, che è il motivo per cui mi astengo, perché non condivido dall'inizio, e soprattutto si sono astenuti coloro che non hanno condiviso fino alla fine, e soprattutto in versione radicale italiani, cioè nella versione di chi ha dato la manovalanza, e si è trovata un pochettino questa scelta sul groppone, tant'è vero che anche chi ha votato a favore c'è un forte dissenso, peraltro non c'è nessun motivo per sfiduciare Staderini e De Lucia in questa mozione. Pannella chiaramente nella sua motivazione di astensione ha riconosciuto questo aspetto per il quale avrebbe dovuto votare a favore e si è astenuto, e di qui anche il mio intervento di astensione per contribuire a fare chiarezza, si è astenuto su questioni prettamente interne e regolamentari, cioè questa cosa delle associazioni con sorelle che non possono ognuno entrare nel fatto dell'altro, che c'è un PRT, che è una cupola nazionale, che quando Pannella insiste a dire che abbiamo fatto il prossimo sarà ottavo congresso italiano del partito transnazionale, già il fatto che ci sia un congresso italiano del partito transnazionale nell'unico posto in cui c'è una realtà radicale organizzata, che sono radicali italiani e altre associazioni, e non c'è mai stato un congresso di alto stato del partito radicale nazionale, dimostra debolezza. Secondo, io non ricordo, poi è colpa mia, che sono difetti di memoria e magari sono un po' in malafede, un'iniziativa concreta ancora di utile ai fini italiani del partito radicale, sezione italiana del partito radicale nazionale. E il dibattito e anche lo scontro è sempre stato nei radicali italiani, dove confluiscono tutti, compresi quelli che poi non rinnovano la tessera e stanno in spalti, ma abbiamo visto che sono pochi, dalla quale sono andati via le varie scissioni della vedova Palma prima, poi Capezzone eccetera, e che ancora adesso è l'unico posto di confronto politico, peraltro è anche l'unico confronto che quando si vuole che venga qualcosa approvato da un'assise radicale si ricorre. La rosa del pugno, la scelta decisa con gli stessi meccanismi ma più condivisa, è stata poi approvata dal congresso di radicali italiani, e infatti Della Vedova ed altri hanno fatto altre scelte, la scelta dell'ospitalità anche lì è stata poi approvata da un comitato nazionale di radicali italiani,
Non... Sì, Coscioni era presente, ma in realtà il Consiglio Generale del Sottosegretario Coscioni è qualcosa di molto più strano e accademico. Ci sono membri della direzione della sezione di Coscioni, per Giorgio Strata, che credo non abbia capito ancora adesso che sia stato approvato quello, nel senso che lì anche lì i membri radicali della sezione di Coscioni che fanno parte sono gli stessi che poi sono molte volte coincidono con quelli radicali italiani, quindi più che altro era servita per dare un allargamento, ma sicuramente nessuno ha detto adesso il PRT decide. E poi c'è questa ipocrisia della doppia tessera, cioè a me viene continuamente rifacciato questa mia iscrizione al PD, punto, peraltro a filo di regolamento che potrebbero revocarmi in qualsiasi momento, e il fatto che mi sia candidato nelle liste del PD nel momento in cui noi facevamo parte della polizia, perché eravamo nel Parlamento dei poliziotti, nel gruppo della polizia di regime, poi in posizione un po' distaccata, magari ci occupavamo un po' come la forestale, ci occupavamo di altre cose, però è così. E poi si chiude completamente gli occhi sull'altra pezzo della medaglia, l'altra faccia della medaglia, che sono le doppie tessere al PRT, che sono doppie tessere di cortesia, come uno si iscrive a WWF o ad Amnesty International, si iscrive al PRT per le battaglie sul Tibet, eccetera, e questo viene venduto come un'adesione al progetto dei radicali di gente doppia tessera. No, quelli sono iscritti ad altri partiti che si iscrivono a un'associazione, a un partito radicale transnazionale che non viene percepito come il partito radicale, se non così in senso molto astratto, e non è in contraddizione affatto con i partiti di regime. Tanto è vero che nessuna doppia tessera è mai stata messa in discussione da parte degli altri partiti. Invece da noi oggi la Panico è stata esposta dal PD a Napoli, perché è stata messa in lista, una lista concorrente ovviamente, nonostante che lei fosse critica sul progetto, ma si è trovata in lista e non ha avuto il coraggio di dire rifiuto. Ha detto vabbè, è stata espulsa, per dire questa è la vera doppia tessera. Cioè, i radicali in Italia sono percepiti come Pannella, la Bonino e i radicali italiani, non è che ci sia la... Ecco, su questo, per cui la mozione finale e dibattito tra me, Spadaccia e Pannella, che si è succeduto in quel frangente, ha un po' sintetizzato le cose di questo comitato. Peraltro la votazione è stata una votazione che ha confermato la mozione di Stadolini con una forte astensione. La battuta potrebbe essere che l'accoppiata Pannella Viale è stata sonoramente sconfitta, avendo avuto una dozzina di astensioni, nonostante anche quella di Antonio Antonio Coscioni, che era entusiasta della posizione di Viale, probabilmente, ma era più su quella di Pannella, di la verità. Ecco, questa è un po' la sintesi. Quindi cosa succede? Siamo in gran confusione, il rischio è che tutto finisca in discussioni su questioni regolamentari o di architettura radicale dei rapporti tra i partiti, di statuti, leggendo e interpretando a modo proprio, a seconda delle volte, statuti e regolamenti che sono fortemente incompleti, e non si voglia affrontare il perché siamo arrivati a una sconfitta totale. Sconfitta totale, siamo fuori ormai da tutte le istituzioni, abbiamo 4 consiglieri comunali ormai nelle grosse città, io, consiglio comunale del gruppo consigliere del PD, Pasetto a Verona nella lista civica per Tosi, Chiomento a Bolzano lista Pannella Bonino Pannella, e Preppato a Milano lista Bonino Pannella. Per il resto siamo fuori. Quando sento dire dobbiamo prepararci il prossimo anno per le elezioni europee, sì, ci prepariamo per una presenza di testimonianza, perché essendoci il quorum del 4%, o noi pensiamo che cose stravaganti riusciranno a portare al 4% l'area di consenso radicale elettorale e quindi competere, altrimenti una lista che prenderà l'1-2% o non avrà radicali candidati in altre liste che con la possibilità di preferenze, come successo nel 89, possono essere eletti, la battaglia è persa in partenza ai fini del risultato elettorale. La stessa cosa può valere per Camera e Senato, dove prevedere che non avremo eletti mi sembra evidente, tanto è vero che Bemma Bonino con molta accortezza ha detto noi non siamo in campagna elettorale, questa è iniziativa politica, e qualcuno ha già detto faremo la marcia di Pasqua per le carceri subito dopo le elezioni. Cioè continua la battaglia politica sull'amnistia, che io condivido. Il rischio è che questa operazione abbia sicuramente aiutato a diffondere il concetto di amnistia, ma l'abbia poi relegata e ghettizzata nell'area marginale di detenuti, familiari e chi ha un problema, un interesse, mentre la maggior parte dei cittadini, quelli che dovrebbero
assumersi questa battaglia in nome della democrazia, della legalità, della stragrande di reato, eccetera, in realtà sembra sempre essere più distanti e non c'è una forza politica oggi schierata per l'amnistia. Credo che ci fosse rifondazione. Nella versione di rivoluzione civile. In greo gli ha detto due parole. Due parole, nella versione di rivoluzione civile è ancora da verificare, perché i comunisti italiani, ad esempio, sono contrarissimi. Di Pietro, che con Ingroia credo che sia uno dei massimi avversari dell'amnistia, quindi due parole di cortesia con la speranza di beccare qualche voto in più, quelli di Ingroia. Ecco, questa è un po' la valutazione. Io sono abbastanza soddisfatto perché sono entrato qua come fosse l'imputato principale del fallimento. Almeno sembrava che da Torino avessi diretto il boicottaggio ad esistenza, non so cosa, in giro per l'Italia. Poi si è spostato di tutto quanto, non più su di me, ma su radicali italiani che non hanno dato il loro contributo e hanno lì. Alla fine parecchi interventi, ma dei romani, dei veneti, dei lombardi, eccetera, hanno fatto capire che c'era un disagio diffuso e che una buona parte, non dico la maggioranza, ma una buona parte, ma penso la maggioranza di coloro che hanno raccolto le firme, al di là del successo o meno, l'hanno fatto pur non condividendo, essendo critici nei confronti del progetto. Ed è questa una cosa. E alla fine il tutto è diventato uno scontro tra il PRT i radicali italiani, come se noi volessimo fare un golpe. Ridicola, proprio ridicola, guardate le battute, questa cosa di Lia di fare la scheda, il processo alle associazioni per verificare quanto di transnazionale, transpartito ci sia in un'associazione, e ha elencato le voci, il numero di iscritti, e vabbè, a quel punto dei italiani è a posto. Numero di tessere traspartitiche, doppie tessere, perché non si capisce bene il discorso di prima, poi attività transnazionale, allora a questo punto non c'è più un partito federato o comunque con associazioni, c'è una cupola e delle ramificazioni della piovra che ognuno col suo petto si possono tagliare a piacimento a seconda che non corrispondono più ai voleri della cupola. L'altra cosa interessante, mi scuso se non ti faccio fare domande, ma è la passione, certo, eccetera. Certo. L'altra cosa interessante è questa roba di Marco Pannella, che ieri in un intervento di un'ora, non avendo ascoltato buona parte dell'intervento, è stata forse una fortuna per lui, ma l'avessi ascoltata da meglio, ha anche detto che la lista Marco Pannella diventerà trasparente, l'associazione di San Marco Pannella, che finalmente sarà trasparente, eccetera. Nessuno ha ben capito cosa intendesse dire, però evidentemente dal congresso, da quel mio scontro mio con Turco quella sera in poi, gran parte dei militanti radicali hanno capito questa roba, hanno capito che le decisioni sono prese elettorali non dal partito radicale, non dagli italiani, non dagli altri, ma da una roba esterna, che poi in qualche modo al progetto aderiscono ma non promuovono, qualcosa del genere, e su questo c'è un po' di smarrimento. Guardate, poi questo è un partito in cui io ho visto una mail di un compagno del Lombardo che chiede la possibilità di utilizzare il logo dei radicali italiani per una lista civica in un comune, cosa che chiunque abbia seguito i nostri dibattiti nell'ultimo congresso con l'emendamento sull'elettorale riterrebbe una bestemmia, ma questo fa capire come gli iscritti e chi poi fa radicale in provincia, in giro per l'Italia, lo faccia per motivi propri, per ragionamenti sui contenuti, per questa quella battaglia, è abbastanza lontana da tutto quello che è capitato all'Argentina. È sempre successo così. Mi dicono di sì, quelli che mi dicono la storia, non era così nel 70-80, ma diciamo gli ultimi 20 anni è stato così. La differenza è che 20 anni fa questo capitava e nessuno lo sapeva, per telefono, quando ti vedevi, qualche battuta. Adesso con le mailing list, Facebook, i tweet, internet, in tempo reale cosa succede a Roma, e questi meccanismi sono conosciuti da una fascia più ampia di militanti e dirigenti. Questo deve saperlo chiaramente chi ha l'onere e il compito di dirigere, diciamo, stendendo la baracca, il partito e tutta l'area radicale. Sì, no, questa tua valutazione, insomma, sui problemi che riguardano un po' questa cosmogonia galattica, eccetera, io da tempo li condivido. E volevo chiederti di commentare una espressione molto molto rapida e breve che Spadaccia nel suo intervento ha espresso, cioè quella di Partito Radicale Transnazionale che è un progetto. È una continua rifondazione, ormai va di moda rifondazione eccetera, è chiaro che quello successo in questi anni è fallito, è in difficoltà, perché l'ipotesi del 89 e poi è andata avanti in qualche modo sul gruppo europarlamentare. Man mano che non abbiamo più gli europarlamentari, e questo è finito, sono finiti i soldi, iniziative, disponibilità. Abbiamo grossi nomi, ma quello che oggi fa nessuno ricaino sulla pia di morte, eccetera.
con propri finanziamenti, eccetera. Quello che fa non c'è pace e giustizia sulle mutilazioni genitali femminili. Lo farebbero comunque anche non ci fosse il PRT. Perché non è che smetterebbero, sono autonomi, lo fanno in modo completamente autonomo. Poi è ovvio che è una battaglia dei radicali. Per cui oggi anche la vicenda di aver eletto Demba Torre come segretario, è già da molti, ho visto molti già che ci ripensano, perché avere un segretario di un altro paese, con vicende grosse come del Mali, che però non può gestire nulla, finisce per non essere utile a lui e nemmeno utile a noi. E adesso quando arriverà questi giorni tutti aspettando che Demba Torre arrivi in Italia e da lì riparta il PRT. Ma credo che Demba Torre sarà disponibile a fare tante cose, ma soprattutto avrà la sua vicenda. Allora, oggi cosa succede del PRT? C'è uno simbolo, c'è una storia e c'è un punto molto di confusione che deve rilanciarsi, perché se non ha delle battaglie, delle cose su cui puntare e su cui avere aggregazione, rischia di non avere, diciamo, una spinta propulsiva buona, e il rischio, a mio giudizio, è quello che non è più un partito, ma è qualcosa simile a una fondazione, a un'associazione internazionale. Quella differenzierà il PRT da Amnesty International, da WWF internazionale, da grandi associazioni internazionali che si occupano di questi temi, sarà difficile capirlo se non c'è una corrispondente iniziativa politica e anche elettorale. Poi sulle elezioni tu puoi non partecipare e dire il regime da tutto fanculo, ma se partecipi devi non puoi non prendere atto delle regole elettorali. Cioè, non è che adesso dico sono quelle lì, allora è lì che poi puoi accettare mediazioni, atteggiamenti partigiani, capire qual è il modo migliore per, ma non puoi esulare da quelli che sono i regolamenti, perché altrimenti rischi soltanto di fare delle dichiarazioni di principio, insomma, e questo è sbagliato. Ringraziamo Silvio Viale, grazie ancora su Libri.tv. Ciao, grazie.